Donatella Tellini del Centro Antiviolenza. Una serata, un presidio per? Per denunciare il femminicidio in atto quotidianamente in Italia, che vede una vittima al giorno più o meno. Tant'è vero che stavamo monitorando il mese di marzo, sembra che a questa cadenza siano sfuggiti il giorno di oggi e il giorno di ieri, altrimenti dal 1 marzo ogni giorno ha visto una vittima donna per opera di un uomo. E quindi abbiamo scelto di significare la giornata internazionale dedicata alla donna con la sottolineatura di un problema veramente grosso, così come il problema del lavoro, e quindi non festeggiamo niente, ma proponiamo alla riflessione collettiva la mattanza quotidiana e quindi questa conflittualità che il genere maschile sfoga sul genere femminile fino ad arrivare alla morte. La situazione in Italia ultimamente è stata molto agli onori della cronaca per diversi omicidi. All'Aquila invece la situazione com'è? All'Aquila la situazione è di un genere più nascosto e che per fortuna non arriva alle conseguenze estreme, ed è la violenza che si consuma tra le pareti domestiche, quella che è più difficile denunciare, quella che mette in crisi la sacralità della famiglia e per la quale le donne fanno fatica a ribellarsi, proprio perché c'è questo mito dell'unità della coppia, l'unità della coppia genitoriale, senza pensare che invece i bambini assistono alla violenza del padre sulla madre, e questo li diseduca, non solo, li traumatizza. Oggi è il giorno delle donne. Purtroppo i protagonisti della serata sono i strip men. È vero che l'esempio viene dall'alto, ci abbiamo avuto al governo il Bunga Bunga, e quindi io non mi imbarazzo di fronte a nulla, però è una forma di sottocultura e ne dobbiamo assolutamente uscire, e non è questo l'insegnamento che dobbiamo dare alle giovani generazioni, insomma.